Bene, vi racconto invece l'episodio della insomma, dell'ultimo tour. Ho una festa in camera nel Ryokan, quello di Tokyo. Si butta particolarmente di fuori. Sbarretto! A un certo punto nel casino, io dicevo, grazie a Vanni Games Official, la prima volta in assoluto dicevo, bimbi, zitti, zitti, per favore, zitti, perché non siamo nella saletta. Noi si sta di solito nella saletta, che è parecchio insonorizzata e non si sente, invece eravamo in stanza, quindi tutti potevano sentire. E io dicevo, zitti, zitti, per favore, zitti, dai, tanto ora succede qualcosa se continuate, state facendo troppo casino. Va bene, Dario, va bene. Dopo 3 secondi di tutto così come prima. A un certo punto entra un fascio di luce nella nostra stanza. Noi Un facciamo fascio. un fascio di luce. Sì. Come entra un fascio di luce nella stanza e tutti, oddio ragazzi, che cazzo è successo? Che cos'è? Spegniamo la luce, spegniamo la luce. Si spegne la luce e il fascio continua a cercare dentro la stanza così. A un certo punto ci si affaccia alla finestra e si vede un poliziotto che dalla casa di fronte ci illumina così. E dietro c'era la tizia così. E dietro ancora col bimbo, un padre. Il padre era una famiglia al completo con un poliziotto così. Madonna. C'è che la foto, Sì, lo sto c'è cercando. la foto. E qualcuno, non è che si è spaventato, no, qualcuno ha pensato bene anche di tirare fuori il cellulare, scattare la foto per immortalare il momento. Passano aggressivi i No, poliziotti. no, ci hanno detto, please, please. Allora noi si è fatto dei non, insomma, siamo andati a letto e poi non è successo niente. Però lì per lì ci siamo cagati addosso Vabbè, perché per queste i cazzate vicini non erano sono cagati. aggressivi, ma per altre cose sì, Sì, per ovviamente. altre cose sì. Sì, poi siamo fuggiti tutti. Eccola qua, abbiamo trovato la foto. Aumenta la Fa un po' luminosità. vedere? Ah, non l'hai vista? Ah, Ah, sì, me tu la l'hai ricordo, vista. sì. Aspettate, non riesco. Però non so se vedete il poliziotto. Sì, si vede. Guarda. No, parola per quello che ha fatto la foto, onestamente. Ha fatto una provata, eh? Conrad mi sa che l'ha fatta. Conrad l'ha Ah, fatta. sì.